Buongiorno a tutti, sono Michelle Marzoli e mi occupo di marketing e comunicazione per Finmar, l'azienda di famiglia fondata da mio nonno nel 1958 e ora di proprietà di mio padre e mio zio. Finmar si occupa di produzione e nobilitazione di filati in cotone egiziano di altissima qualità per tutto il mondo del fashion. Sostenibilità ed etica sono i cardini del nostro lavoro. Ci troviamo a Zocco del Busco, in Lombardia, in provincia di Brescia, zona che è stata colpita duramente dal virus Covid. Distanziamento sociale e confinamento nelle case, infatti, hanno rallentato non poco la nostra produzione, creando importanti alterazioni lungo tutta la nostra filiera. Dopo un normale sgomento iniziale, però, ci siamo fatti forza, puntando sull'unità del nostro capitale umano e sulla forza della nostra value chain. Ci siamo dunque resi protagonisti di iniziative per sostenere la comunità, i nostri fornitori e i nostri lavoratori, mantenendo fede a tutti gli impegni contrattuali presi. Abbiamo colto l'occasione del periodo di chiusura forzata per stare connessi con i nostri dipendenti organizzando dei webinar formativi. Tra temi trattati nel nostro programma Finmar Academy non sono mancate sessioni formative sul cotone, sulla filatura, sulla tintura, ma anche sull'utilizzo delle maggiori piattaforme digitali. Questo ci ha permesso di essere tempestivi verso ogni richiesta e necessità delle nostre risorse interne, diventando al contempo uno strumento utile ed efficace anche per le richieste dei clienti. Grazie a queste tecnologie abbiamo erogato tutte le nostre risorse interne, la formazione necessaria per il rientro sul protocollo anti-Covid, un protocollo essenziale che si compone di diversi presidi. Prova della temperatura all'ingresso, distanziamento fisico tra i lavoratori, l'utilizzo obbligatorio di maschere e guanti, turni di lavoro alternati, igienizzazione ripetuta, segnaletica e checkpoint attrezzati per il rifornimento di materiali, il tutto per assicurarci e garantire che i nostri dipendenti lavorino in un ambiente sicuro. Così il 4 maggio abbiamo riaperto, solo con il personale essenziale e in produzione ovviamente, il back office che si occupa da casa di tutte le richieste dei clienti e che lavora in smart working. Devo dire che ora la situazione si sta lentamente stabilizzando. Stiamo costruendo e consolidando un nuovo modo di lavorare giorno dopo giorno. Oltre alla sicurezza, però, ci troviamo anche a affrontare un'altra grande sfida. Il nostro lavoro è legato alle fiere e agli incontri vis-à-vis personalizzati con i clienti per la presentazione delle nostre nuove collezioni di filati, che sono stagionali. Stiamo dunque studiando e realizzando in tempi veramente brevi strumenti di digitalizzazione e innovazione che possano aiutarci nelle vendite. Può sembrare paradossale, ma questo distanziamento sociale e lavorativo forzato ci ha indotto a avvicinarci e a dare la giusta importanza alla collaborazione di diversi team per valorizzare e integrare diverse competenze in maniera sinergica. La digitalizzazione è per noi un processo per progredire verso la sostenibilità ambientale e sociale, anche facendo rete. Questo è il momento di grande evoluzione per tutti noi, che ci sta plasmando velocemente come mai avremmo immaginato.